1985, Michel Platini, il pallone d'oro è ancora lui. Il podio si completa con il danese Elkjær e il tedesco Schuster. Per molti anni, il pallone d'oro non è certo stato un'usanza dei giocatori francesi. C'era stato Raymond Kopa, ma dopo di lui il vuoto. Nel frattempo, ci si chiedeva se sarebbe mai arrivato un artista del pallone, in grado di dare il proprio nome a un'epoca e a uno stile. A quel punto arriva Michel Platini. Il terzo pallone d'oro, quello del 1985, rappresenta un exploit unico, poiché nessun giocatore, fino ad allora, è riuscito a centrare tre vittorie consecutive. Platini diventa così il più importante e il più brillante dei vincitori del pallone d'oro, relegando i rivali in posizioni assolutamente secondarie, senza permettergli di concorrere con il Re Sole. Anche per il 1985 il pallone d'oro ha trovato in Michel Platini il suo miglior protagonista continentale. Tre vittorie, come già successo a Cruyff e come accadrà a Marco Van Basten. Solo lui, però, capace di aggiudicarsi il prestigioso trofeo per tre volte consecutivamente. Deux sont restés dans la vitrine, une petite vitrine très discrète chez moi, à côté de quelques coupes que j'ai gagnées dans le passé. Et un est chez M. Agnelli, où je l'ai offert pour son anniversaire. C'est le premier ballon d'or de 83 je l'ai offert. Gioca alla grande e segna, in tutti i modi. Tuttavia, non bastano le prodezze di Roy Michel, che alla fine sarà ancora il migliore dei bomber. In campionato la Juventus balbetta e lo scudetto va al Verona. Va decisamente meglio in Europa. Ancora una volta il cammino di avvicinamento alla Coppa dei Campioni è scandito dalle imprese del suo numero 10. A Torino la Juve ospita il Bordeaux per le semifinali d'andata. Il sigillo definitivo, quello che sarà poi decisivo per la conquista della finale, lo appone proprio il fuoriclasse francese, con un destro di prima intenzione da dentro l'area. La pratica è chiusa. La finale è ormai ad un passo. La coppa alla fine arriva. Succede nella più tragica delle notti di calcio, quella dell'Eisel. È il 29 maggio 1985, una data da dimenticare. Si riparte anche se Michel appare segnato dagli eventi di Bruxelles. Ma nonostante tutto non smarrisce la via del gol. Il 1985 sta ormai per volgere alla sua conclusione, quando Platini, dopo aver lasciato più volte il segno in campionato, vola a Tokyo per la conquista della Coppa Intercontinentale.